Questo piano è molto più felice dell'altro. Come stare su una barca dove sempre ti colpiscono gli spruzzi del mare. Quindi forse provo un altro piano per vedere se resta più asciutto. Sono nato a Gerusalemme nel mese di marzo 1989. No, è troppo veloce, è troppo... ha come i nervi troppo tesi questo. Ancora prima che sono nato c'è questa storia che gira in famiglia, che mettevano un tape recorder vicino a mia madre quando mi ha avuto e mi facevano sentire la musica di Johann Sebastian Bach. Questo è come un piano che gli dicono fai tutto quello che ti dico e lo fa, però non di volontà sua. Il mio primo sogno come musicista era di essere organista da chiesa, appunto perché mi piacevano così tanto le toccate fughe di Bach e le altre musiche che sentivo, mi affascinava molto questo suono pieno, pieno di colori, pieno di timbri. Ho iniziato a studiare il pianoforte quando avevo 4 anni. No, non mi piace questo. Opla, è più vecchio di quello, non è che sia vecchio. Non ho studiato con una maestra di pianoforte. Ho studiato da una clavicembalista e lei mi dava la tecnica più da clavicembalo che da pianoforte, anche se studiavamo sul pianoforte ovviamente, mi faceva tenere il mandarino in mano, si dice così. E poi lei lo toglieva piano piano e guai a me se mi spostavo un dito di un millimetro. Dovevo tenere le mani, la mano proprio così e la dovevo mettere sulla tastiera così. Oggi non mica sono capace a farlo. A me il suono del pianoforte non piace molto, in genere. Credo che ha un brutto suono. E quindi se trovo una connessione con lo strumento che lo fa suonare non come un pianoforte, ma va al di là del timbro del pianoforte, allora capisco che ci può essere un dialogo. Sto cercando di capirlo con questo. Sì, mi sorprende molto questo piano.